Il primo ospite di questo 2020 è un personaggio davvero speciale. Praticamente lui ama farsi chiamare comicista perché è una via di mezzo fra un comico e un ciclista. Però a 41 anni praticamente, anzi credo forse un pochino prima, ha cambiato decisamente la sua vita e ce lo può insegnare. È arrivato sul tetto del mondo e addirittura è entrato nel Guinness dei primati. Lo facciamo entrare Paolo Franceschini! Ormai non si separa più dalla sua bici, non si separa più non dalla posso sua farne bicicletta! A meno. Ciao Licia. Paolo, parcheggio, ma una cosa, parcheggia mi raccomando. È bene. Gratuito il parcheggio qua. È gratuito, non in doppia fila. No, ecco. No, lo mettiamo a posto. Se, però scusami, sei un ciclista e non sai parcheggiare. Ah, ecco. Perché solitamente l'appoggio. L'appoggi dove a capita, terra, dove la capita. Butti lì, dove capita. Ciao a tutti, buongiorno. Allora Paolo, tu nasci come comico, sì. Fai spettacoli, fai sorridere la gente, che oggi è l'impresa più difficile in questa nostra società. Ma sì, ma ce la facciamo uguale. Ce la facciamo sì. Sempre. E poi invece ti trasformi in comicista. Esatto, È stata un po' un... forse un po' ce l'ho nel DNA, perché essendo io originario di Ferrara, città delle biciclette, magari un po' la bicicletta già ce l'ho dentro, ma in realtà è una passione che mi ha preso da 5-6 anni, non di più. Ma da quindi tu non eri un ciclista? Assolutamente no. Quanti anni hai adesso? Adesso ne ho 42, anche se ne dimostro 22. Certo. Guarda. E hai iniziato ad andare in bicicletta seriamente quando? Ho iniziato ad andare in bici seriamente, diciamo che era fine 2013, inizio 2014, seriamente tra virgolette, cioè mi sono appassionato grazie ai miei amici che mi hanno veramente stalkerato dicendo compra la mountain bike così esci con noi. Quindi mi sono fatto convincere, ho iniziato a pedalare, ho iniziato a trovare un habitat naturale in cui stare bene, passare del bel tempo e anche avere la possibilità di girare, cosa che faccio da sempre, no? Girare per il mondo, però farlo con la bicicletta è un po' diverso e forse anche più gratificante da un punto di vista. Allora, perché Paolo è qui? Perché può essere l'esempio in tante situazioni. Primo, perché uno può iniziare ad andare in bicicletta anche a 40 anni, ok? Questo è fondamentale. Poi che una volta che uno impara ad andare in bicicletta, non da ragazzino, può addirittura fare una gara sul tetto del mondo. Lui ha fatto una Mission Impossible, sì, sull'Everest, in bicicletta sull'Everest. Quelle cose che proprio quando ci pensi bene dici, ma perché? Cioè, perché? Appunto, perché? Ma sono cose che succedono nella vita, no? In realtà il tutto nasce un po' da questo progetto di cui stavi parlando all'inizio, del comicista, di riuscire a collegare il mio mestiere da comico con quello del ciclista. Mi sono inventato questo neologismo mettendo insieme le due parole del comicista. E poi ho avuto l'opportunità di conoscere dei personaggi che hanno organizzato questa gara bizzarra che si corre a nord dell'India. Tra l'altro il servizio che è andato in onda prima mi ha molto guarda, ricordato. Guarda, ti stiamo vedendo. Sono io veramente quello. È una gara che si corre a nord dell'India, nel Ladakh, che si trova proprio a confine tra il Pakistan e dall'altra parte del Tibet. E la difficoltà di questa gara principalmente è che si corre su 6 tappe, dove ogni giorno si parte a una quota media tra i 3.500 e i 3.800 e si scavalca sempre. Scusami se ti interrompo, qui stavi morendo e non ti si filava nessuno praticamente, cioè lui stava lì distrutto e nessuno ti guarda. Lì era il punto finale, la cronoscalata, si fa al Kardungla Pass, che è il passo carrozzabile più alto al mondo, sono 5.602 metri. Lì veramente è stato l'unico momento in cui pensavo che mi potesse esplodere la testa ed ero felice perché volevo vedere dentro cosa c'era. Riusciamo a rivedere un attimo? Ecco, guardate un po' la nostra regia meravigliosa, subito tornate indietro, stai piangendo. Ero devastato. Eri devastato, perché insomma arrivare in bicicletta, ragazzi ve lo voglio ripetere, non è che nasce bambino in bicicletta, ha iniziato a 37 anni ad andarci un po' così, comunque, a 39 insomma, anni a farlo un pochino più seriamente all'anima strong. Del pochino. Allora, non finisce qua. Entra nel Guinness dei primati come attore, chiamiamolo, che fa
lo spettacolo più alto del mondo. Avete capito bene? Lui si mette in testa di fare uno spettacolo sul tetto del mondo. Guardate queste immagini. Quello è l'Everest. My name is Paolo Franceschini and everybody say yeah, possible to reach Everest Base Camp with the bicycle. The book will have only one page, and in that page that will be written, no. No, no. Ma Paolo, allora, uno dice, sei entrato nel Guinness dei primati, no? Ha fatto lo spettacolo sul tetto del mondo, chissà che cosa avrà trovato. Erano due gatti, non ti guardavano nemmeno. Tu tentavi di coinvolgerli, in inglese questi tutti tipo mummie. Sì, è stata una cosa bellissima perché in realtà c'erano una quarantina di persone. La Guinness mi aveva chiesto un pubblico minimo di 15 persone e ho detto sicuramente, e non avevo idea di cosa avrei trovato. Invece ho trovato un gruppo, eravamo un gruppettino noi di amici italiani che siamo andati su, eravamo in 8 noi. Poi ho trovato dei turisti indiani, neozelandesi, israeliani e un mucchio di sherpa, che ovviamente anche la comicità lì, perché ho fatto una cosa molto visual, non riuscivano a capire determinate cose, ma tante altre cose ridevano e io mi chiedevo, ma perché sta ridendo? Cioè, hai messo in dubbio tutto quello che stavi facendo sì, tu, magari. Alla fine ho avuto questa quarantina di persone, ho fatto una ventina di minuti di spettacolo al campo base dell'Everest ed è stato registrato a 5.270 metri sul livello del mare. Ovviamente lo spettacolo è stato più lungo, quanto è durato? Una ventina di minuti all'incirca. Una ventina di minuti, però è tutta la storia, cioè arrivare sull'Everest, incontrare queste persone che poi sono tutti atleti, e io mi sono rimasta così senza parole, perché proprio non ti capivano, ti guardavano un po' così. È stato bello ed è quello che sto continuando a fare, ho fatto spettacoli in Laos, in Vietnam, in Cambogia, di fronte a delle persone che evidentemente, non so, sentono più l'energia che quello che sta succedendo realmente, ed è stato quello anche che mi ha fatto innamorare tanto di questa zona dell'Asia, dell'India, del Nepal e di tutte queste parti qua. Allora, Paolo ha parlato di energia, secondo me di energia ne ha davvero tantissima, e poi anche se magari non parla la lingua dei popoli che incontra, lui ha sempre una sorta di passepartout e vi faccio vedere con una chitarrina così. L'ukulele. Che cosa? Cos'è? L'ukulele. Mi hai colta impreparata, bravo! Con una l'ukulele così riesce a far sorridere tutti, guardate. Lasciatemi cantare, ho la chitarra in mano. Lasciatemi arrivare. Sono un italiano, scemo, ma lo sono. E alla fine di tutto questo ti sei portato a casa, secondo me, come hai detto, tanta energia, tanta amicizia. Tanta bellezza. Tanta bellezza. Bellezza e la possibilità di scoprire che in una trasmissione come la tua è proprio la cosa migliore, che i confini sono solo un'invenzione dell'uomo. E queste mie esperienze mi hanno insegnato veramente che gli unici muri che hanno senso, la costruzione degli unici muri che hanno senso di essere costruiti sono quelli che devono reggere dei tetti. E che bella altro. Cosa. E io voglio salutare Paolo Franceschini con il pagamento che lui ha avuto per questo spettacolo, un pagamento importantissimo fatto con un cellulare. Me lo mandate in onda? Il saluto finale di Paolo con il... Lo so che potrebbe essere non normale, ma l'ho fatto. Il selfie dei ricordi, il selfie del cuore. Bello, mi piace. Io non ho iniziato a scalare l'Everest, però mi sono innamorata della bicicletta.
E non serve andare lontanissimo. Assolutamente. Ci andiamo a fare una pedalata anche. Adesso sto a Napoli, quindi puoi venire adesso, a farti... Adesso, se siamo in onda. No, cioè adesso, del tipo in questo giorni? Momento. Sì, allora abito sì. a Napoli, quindi allora io ti aspetto anche se vuoi venire. Va ci andiamo bene. A mangiare la sfogliatella mentre ci facciamo una buona, passeggiata. Buona idea, eh? Accetto l'invito, volentieri. Ferrara, Napoli, ci facciamo tutto. Allora, dal Nepal, adesso continuiamo a raccontarvi il mondo anche attraverso tanti amici che collaborano con questa nostra trasmissione.